Per il secondo turno del campionato di eccellenza, Girone A, si affrontano al Comunale di San Marco e l'Amis, la formazione di casa in maglia blu-granata e in completo bianco-azzurro il team Ortanova. Direzione di gara affidata al signor Michele De Pinto, della sezione arbitrale di Bari, assistenti Scania e Santoro, della sezione arbitrale di Taranto. Applausi all'inizio partita per ricordare ad un anno dalla scomparsa Rocco Augelli, ex calciatore della formazione di casa. Qui la prima occasione per l'Ortanova con Lombardi, pallone sul fondo, poi ci provano anche i padroni di casa con Ruggeri che calcia sul lato, poi ancora la formazione di Mister Iannacone che dalla distanza proprio con Paolo Augelli, la conclusione facile per il portiere Capossele, poi la conclusione dalla distanza da parte di Garcia tra le braccia di Gaeta, poi ancora Ortanova con Valenti che sfiora il gol del vantaggio per la formazione ospite, poi il colpo di testa di De Cesare si supera Capossele dalla distanza, ancora Augelli, pallone alto sulla traversa, ancora la formazione di casa con Ruggeri qui atterrato da Barbu. Butti, non è rigore per il direttore di gara, proteste per la formazione di casa, finisce il primo tempo senza reti con poche emozioni, ripresa che inizia con questo calcio di posizione, colpo di testa, pallone alto sulla traversa, San Marco vicino al vantaggio e ancora Ruggeri a mettere questo pallone in mezzo, si gira in aria e calcia, trova il gol del vantaggio Menicozzo, colpevole la retroguardia della formazione bianco-azzurra che lascia solo il numero 4 che si gira e calcia in porta e beffa Capossede che non riesce per poco ad arrivare sul pallone, poi la dedica per Rocco Augelli, rivediamo qui la conclusione vincente, dentro Gormio che torna dopo l'infortunio, dopo l'Ortanova proprio con Cormio che va dalla distanza, la conclusione per Gaeta che interviene e allontana il pericolo, ancora formazione ospite che ci prova con il pallone in mezzo per il numero 11 Gonzales, pallone intercettato dalla difesa ospite, poi conclusione da distanza, Capossele devia in angolo, ancora con l'Ortanova alla ricerca del gol del pari, Gaeta fa sulla sfera sulla conclusione di Garcia, poi ancora al San Marco con Perrone, il pallone intercettato da Capossele, poi ancora la formazione di casa con questo pallone sull'esterno della rete, la conclusione di Bevilacqua sul fondo, poi ancora la formazione di casa con Coco che calcia di poco a lato, sfiora il gol del 2-0, la formazione di Mister Iannacone ancora pericolosa, qui ancora una possibilità per il numero 10 che calcia sul fondo, Ortanova che prova a replicare e rendersi pericoloso con questo cross in mezzo per il colpo di testa che non riesce, poi ancora la conclusione da parte di Bentos tra le braccia di Gaeta, sempre San Marco con l'incursione, il fallo, il calcio di rigore, Perrone esteso, rivediamo qui l'atterramento del numero 7, dal dischetto si presenta Ruggeri che calcia e sigla il gol del 2-0, ancora in gol Ruggeri che porta la formazione di casa sul doppio vantaggio, provano ancora i padroni di casa con questo calcio di punizione, pallone per Perrone che calcia sul fondo, finisce la partita con la vittoria della formazione di casa che nonostante tanti indisponibili e tantissimi giovani in campo riesce a beffare un Ortanova che appare ancora con tanti problemi, la vittoria in questo derby che regala i primi 3 punti di stagione alla formazione azzurro-granata che a fine partita ricorda ancora Rocco Augelli a un anno dalla scomparsa, lo spirito di Rocco Augelli si è visto quest'oggi nelle maglie della formazione dell'ASD San Marco.